Andiamo a vedere come si imposta correttamente un progetto DaVinci per fare la color correction. Ho aperto un progetto nuovo. Prima di importare i file o fare qualsiasi cosa, clicchiamo su File e andiamo a vedere i Project Settings. Qui andiamo su Color Management e qua sopra possiamo vedere quali sono le impostazioni di base che ci dà DaVinci. Utilizziamo la Color Science di DaVinci, questo va bene, a meno che non lavoriate nel cinema, in quel caso usate l'ACES. Dopodiché ci dice la color space della timeline, che è Rec 709 gamma 2.4, e l'output color space. Clicchiamo su timeline e scegliamo DaVinci Wide Gamut Intermediate. Su output color space invece scegliamo quello che c'era prima sopra, cioè Rec 709 gamma 2.4. Cos'è Rec 709? È il profilo colore che utilizzano le televisioni, che utilizza lo streaming su internet, YouTube, eccetera. È il profilo colore standard della trasmissione video. Perché però utilizziamo il DaVinci Wide Gamut? Il nostro formato di destinazione sarà sempre Rec 709, che è quello che viene rappresentato dai monitor, ed è questo triangolo interno. Però lo spettro dei colori è molto più ampio e, come possiamo vedere, il DaVinci Wide Gamut è questo triangolo che c'è fuori, rappresenta uno spettro molto più ampio di quello che andiamo ad esportare. Quindi sostanzialmente, se noi lavoriamo nello spettro più ampio per poi esportare in questo interno, abbiamo questo spazio di differenza a disposizione per poter lavorare sui colori e portarli all'interno del Rec 709, che è lo spazio che noi visualizziamo. Questo ci permette un po' più di flessibilità quando andiamo a lavorare sui colori e di avere un'immagine più precisa e non tagliare determinate frequenze. Ricordiamoci comunque che tutti i monitor che noi utilizziamo sono Rec 709, quindi comunque l'immagine uscirà in questo formato interno e noi lo vedremo sempre in questo formato interno. A questo punto la timeline è impostata e noi possiamo procedere alla color correction. Se il tutorial vi è stato utile, cliccate like e seguiteci per vedere i prossimi contenuti che pubblicheremo.